Ciao a tutti ragazzi, vi faccio vedere le mie origini, da dove sono nato, il mio primo video, perché forse voi non lo sapete, ma io prima facevo il cuoco a Parigi, quindi vivevo a Parigi. Quindi intanto vi faccio vedere una cosa spettacolare, guardate qua. Ragazzi, questo sono io nel 2015, ragazzi. Cazzo, un Pokémon senza barba. Questa è la mia casa, che avevo 24 metri quadri di appartamento. Una bara praticamente. E questo è il mio primissimo video che feci perché io lavoravo come cuoco, odiavo la ristorazione, ho fatto un tutorial su come non entrare nel mondo della ristorazione. Ehi, checca. Allora, questo è un video tutorial praticamente che insegna a non entrare nel mondo della ristorazione. Non ci dovete entrare mai. È praticamente un video che Praticamente io proprio tipo coriandoli. voglio passare, cioè che i ragazzi che sono in terza media e fanno praticamente questo orientamento. Ma mi è piaciuto molto. No, scusatevillo, no, la ristorazione fa cacare, fa proprio schifo, sia che in sala, sia che in cucina. Allora ragazzi, questa cosa sono passati, non so, 6 anni e vi posso garantire e confermare che la penso ancora così. Ma non tanto praticamente per il lavoro in se stesso, perché poi alla fine fai il cuoco, minchia figo, cioè creatività, inventiva, piatti tradizionali, tipici. Sono proprio i cristiani, le persone che vengono al ristorante, che non vengono tipo per passarsi la serata, ma vengono per cacareci cugliù. Questo lo censuriamo. E praticamente, essendo che io ci sono in questo cazzo di ambito, voglio che tipo le persone che vogliono entrare in questo ambito guardano questo video e dicono: dai, che faccio? Mi sei a casa al massimo, cioè cambio direzione. Non facevo una costruzione di una battuta proprio mai. Tanto il piercing al naso, ragazzi, spettacolo. Tra l'altro, chi è già in quinta superiore si sta diplomando, ragazzi, in bocca al lupo perché veramente fa proprio cacare. Ho fatto tipo una serie di, tipo un elenco, partendoci dal fatto che il cliente entra, ok? Sono due persone. Entrano e dicono: salve, siamo in due, perfetto. Va bene quella tavola? Ma quella, signora, quella è per quattro. Cioè, voi siete due. Ho capito, ma noi volevamo stare più comodi. Vabbè, ti ne avevi praticamente oteato e ti assettavi nei poltroni. Cioè, signora, ma chi volevi dire? Cioè, quando già tu arrivi e praticamente in un ristorante È manca scarso. l'appendicappotto, come cazzo si chiama, può capitare, dico, non è che non può capitare. Il giubbotto te lo metti tipo dietro la tua sedia, non nella seggiola. Cioè, levano il cappotto, vanno mettendo, cioè, tipo in sedia random. Cioè, poi ci fottono un cellulare, tipo, dalla tasca e poi non frega il cellulare. Questo è vero, è successo tipo più volte. Prendevano il cappotto, lo mettevano nella sedia accanto e ci buttavano i cosi e poi venivano da me. Cazzo. Ma cazzo cazzo, quando tipo vai a mangiare in un ristorante, si sta composti, no? Ah, questo lo Chi odiavo, raga. mi Lo è chiato a casa? odiavo. Chiamme l'uagne, senza scarpe. Già che fai schifo cristiano. Arrivano e ti dicono: scusi, abbiamo fretta. Non è che possiamo mangiare velocemente, che tra 20 minuti abbiamo il cinema. Signora, tenevamo McDonald's, esistono i fast food. Per questo, fast food, se lei arriva e trova un ristorante con 40 cristiani, una piccola snaggiro cinema, faccio: oh, scusate, mi spiace, voi tutte e 40 siete arrivati prima dalla signora, ma siccome snaggiro cinema, noi facciamo in modo che praticamente la serviamo subito. Perché quando andate a mangiare in un ristorante, andateci in un orario consono, cioè un spuntatero per l'eccellenza, perché già alle 10:30, signori, io già dormo. Se siete venuti alle 7, alle 6:30, se vi fate un aperitivo, vi prendete uno spritz, le patatine, di qua e di là mangiate. Ma se venite alle 10:30, 11 di sera, non potete dire: ma noi vorremmo incominciare con un'aperitiva. Che beh, prete cazzo, mi avete a ghiri. Cioè, dovete mangiare velocemente, il più velocemente possibile. E poi Era un po' finisce. Quando voi arrabbiatello. chiamate per prenotare un tavolo e dite: saremo 7, ok? E poi spuntate in 12, è sbagliato, perché il cameriere vi ha preparato un tavolo per 7. Se spuntate in 12, non ve l'ha preparato quel tavolo. Magari il tavolo da 12 è già occupato e voi fate: si chiama e si dice: guardi, potete aggiungere quattro po'. No! Quando voi vi sedete in un tavolo e quel cameriere vi porta il menù, voi dovete sapere che comunque non siamo andati a piucare. Quindi se vi porto il menù e dopo lui un quarto d'ora passa, avete scelto e voi fate: ah, oh, ancora neanche l'avevo aperto. Signora, la vedo a spicciare. Signora e signora, la vedo a spicciare. Arrivo meno Questo era orario e voi: vero. allora io mi piglio i gnocchi, chiudi. Allora che stiamo dicendo? No, no, Cioè, tu gli così. davi il menù e loro stavano Dice: tipo a vabbè, prima parlare, più piatto di chiacchierare. Poi dopo mezz'ora entrata, ancora non prima l'abbiamo un neanche piatto, che aperto. so, un piatto di pasta, ok, ci siamo, o una carne, o come cazzo volete. Non potete dire tipo: se c'è tipo del filetto di porco con una salsa al limone, non potete dire: ma al posto della salsa al limone posso avere del ragù.
Questo è No, ba. cioè, noi abbiamo preparato una Non salsa aveva apposta senso. per questa. Non possiamo fare tipo una salsa pittia, cioè, hai capito? Piglia di Kiddo che c'è scritto un nome nu. Se c'è un accompagnamento con la carne, l'accompagnamento è un accompagnamento gratuito la maggior parte delle volte. Quindi, so cucinare, se c'è un pezzo di carta e tu mangi, è gratuito, ok? Se ci sono delle lenticchie, se ci sono Veramente delle non c'era un patate, pezzo di sono carta. gratuite. Se voi dite, guarda, le lenticchie a me non piacciono, possiamo avere delle patate. No, signora, ci sono le lenticchie, ti mangi le lenticchie. Se non vuoi, non tu pigli l'accompagnamento. C'è gente che dice. Ah, ci sono lenticchie come accompagnamento. Allora non me lo prendo il pesce spada. Cioè, tu ti pigli praticamente un pesce spada in funzione tuo accompagnamento. Vedi, il piatto principale è un pesce spada, poi c'è l'accompagnamento. La carne. Esistono tipi di cottura di carne. C'è blu, al sangue, a puntino, ben cotta. Non potete dire tra il puntino e il ben cotta. Non posso stare lì a guardare la carne che va diventando tra il puntino e ben cotta. Questo è Lasci vero. io Ci sono puntino, quattro apro ben cotture, cotta. cazzo. Se devo fare Scegliene una. uno sputo di carne. Uno sputo di carne, non chiedete tipo, Minchia, odiavo sto questo lavoro, qua raga. me lo devo dare ai miei cani, perché quello sputo di carne ve lo sputano in faccia. Certo, è Perché è che uno sputo di carne che se va a ristorare per dei cani, dici, minchia, bella, rimaneva il un mio cane si pezzo, ma arriva, lo ma posso tanto, vita ne portare. Un fa. pezzo tanto. Vabbè, lo potevi ficcare nella monnezza. Ogni ricazzo di ristorante ha la propria cucina. Quindi se me ne vado a mangiare in un ristorante che sia tipo thailandese, americano, tedesco, francese, giapponese, non potete dire, allora ho mangiato il sushi, solo che era crudo. Signora, un sushi si mangia così. Se andate in un cazzo di ristorante, ok, che è pieno, I c'è cazzi della bella volano, ragazzi. musica, non mica sto parlando di Iron Maiden, sto parlando praticamente tipo di musica tipo di sottofondo italiana. Non potete dire tipo al cameriere, scusi, può abbassare la musica? Anzi, la tolga. No, tu venisti a mia casa e tu ti assuppi da musica. Certo, musica Non esiste né la filodiffusione, bassa raga. né La la tolga. Che musica che cazzo ti dici? accompagna mentre Basta la mangi. musica, siamo venuti a parlare di affari. Ah, ma parlare a fare la tua casa, oppure ti metti nella panchina. Un'altra cosa che non sopporto è che io sono messo lì, ho il camice nero. Sono dentro una Riprese con la cucina, accanto a GoPro. me c'è un bar. Arrivi e mi dici, scusi, un bicchiere di vino. Ma come minchia tu un mio bicchiere di vino? Quando andate a mangiare in un cazzo di Perché posto facevo il e cuoco mangiate io. Quindi bene, mi dicevano a me un mettete bicchiere la di vino. recensione A poi me su un questi cazzo cuoco. di siti di merda creati soltanto per rompere i coglioni, positiva. Abbiamo mangiato bene, il personale è tranquillo. Perché se voi su 100 ristoranti mangiate bene e in uno mangiate male, ci da mettere la recensione male di quello che è in quello dove è l'unico dove avete mangiato male. Ma perché? Ma perché non lo fate anche per quando avete mangiato bene? E poi tipo, È vero. la pasta era troppo cruda, ma che ne sai, ma chi si cuoca la pasta era troppo cruda, ma che la pasta fresca, i gnocchi freschi, crudi, gnocchi già se ti mangia questo non sono crudi. E se poi mettete questi cazzo di commenti nei siti, non andate a mettere tipo, il cameriere non ha sorriso, può essere che il cameriere ci muore opati, può essere che il cameriere gli sono tranciate le palle, può essere che al cameriere gli si è rotto tipo, lo scaldabagno a casa, aveva minchia puttana, cioè, ha i coglioni girati, quindi non me la prendete se non sorride, cioè. Ero magro. Cioè, non siamo robot, cazzo, siamo umani. Possiamo anche non sorridere. Quando a cazzo andate in un cazzo di ristoranti, padre, madre, figli. Allora, questa ve la spiego meglio, no? Giustamente, se il cameriere ha l'obbligo di sorridere sempre, no? Però non deve essere sgarbato, ok? Quindi magari capitava quella giornata che il cameriere aveva un problema suo. Ovviamente i problemi non li porti al lavoro. Però lavorava, ma non aveva il sorriso. L'importante è che non si voltava sgarbato. Non è che puoi dire, ma non sorridete, non è che potremmo ridere sempre. Cioè, ogni tanto ci siamo umani, dai. Figlio Spirito Santo, dovete capire che non avete mai ragione. La ragione non l'avete mai, il cliente non ha mai ragione, perché il cliente non è che va là per mangiare, il cliente là va per dire, scusi, ho trovato praticamente 20 scocce di vongole e c'erano 19 Scotch. vongole, le ho contate. Questo è vero, E c'è succedeva lui che me ne sempre. sono rubato alcuni, perché è veramente, veramente. Praticamente tu gli facevi la pasta con le vongole. Allora che facevano? Avevano 20 vongole, solo che nel piatto avevano 20 gusci e 19 vongole. Ne mancava una, magari. Magari è volata, è caduta in un altro piatto. Mi dicevano, ma ne mancava una. È veramente una grandissima rottura di palle. Il cliente rompe solo i coglioni. Vabbè, ragazzi, se vi è piaciuto questo primo video, io ne ho tanti miei personali di quando ho iniziato, che poi non è che avevo iniziato per fare video, ho iniziato per passarmi il tempo. Quindi se volete ve li faccio vedere uno dopo l'altro. Uno con mio padre che andiamo allo stadio per la fine del mondo. Vabbè, ragazzi, il video finisce qui. Fatemi sapere nei commenti se vi è piaciuto, mettete like e condividete con noi. Alla fine chi se ne fotte. Ciao!